Il nostro comune ha aderito ad avviso pubblico in questa legislatura nel 2015, proprio perché ritenevamo importante metterci in rete con gli altri comuni per tutte le tematiche sulla legalità e soprattutto per interventi mirati all'interno delle scuole. Per un comune aderire a questa associazione è un passo importante e fondamentale, perché questo rappresenta la legalità e il modo di mettersi in rete con tutti gli altri comuni e portare avanti questi obiettivi essenziali. Noi come comune di Rivoli, nella passata legislatura, ero consigliere comunale, abbiamo istituito l'osservatorio antimafia, perché c'erano stati un po' dei problemi anche nella città di Rivoli, e questo osservatorio lavora con noi, con l'amministrazione, con le associazioni e con le scuole. Il 17 di febbraio ci sarà un evento pubblico sul problema del gioco d'azzardo. È stato uno dei primi comuni che ha vinto questa battaglia per regolamentare gli orari degli esercizi commerciali dove sono poste le slot machine e limitare gli spazi davanti alle scuole, dove ci sono le chiese. Insomma, avevamo dato un primo intervento su questo obiettivo che poi altri comuni, dopo Rivoli, hanno adottato la stessa delibera.